sono sei città scelte perché avevamo delle relazioni con associazioni e con le realtà del territorio. Ci sono tutti dei luoghi di ripartenza, perché il cubo libro si chiama cubo libro perché è un cubo di cemento abitato da libri, è una biblioteca di quartiere, in un quartiere in cui non c'è una biblioteca, ed è una biblioteca speciale perché mi ha raccontato Claudia, la presidente del cubo libro, che si possono ritirare i libri senza bisogno di una tessera. E si possono anche non riportare indietro i libri, volendo, perché per loro è importante non tanto la perdita di un volume, ma acquisire invece un lettore, un qualcuno che ascolta delle parole e poi magari se le tiene invece di portarle fisicamente lì. Quindi un cubo che inizialmente era abbandonato e che grazie anche alle parole che ci sono in questi libri ha ricominciato a vivere. Il centro Ciro Colonna era una scuola che si è trasformata in una multiscuola perché ci sono tantissime attività, c'è un laboratorio di teatro che si chiama Sogni, in cui quando l'ho visitato io i ragazzi stavano lavorando a dei monologhi mischiando la loro biografia a delle interviste prese dal web a prostitute e per cui lo spettatore di questo spettacolo non saprà se ciò che si sta raccontando è reale o immaginario o di qualcun altro. Anche a Palermo un bene confiscato alla mafia che diventa qualcos'altro. Quindi a me, io sono sempre colpito dai luoghi e dalle cose che rimangono nei luoghi quando noi ce ne andiamo. Qual è la prima volta che sei entrata in contatto con il gruppo Adele? Allora, io sono Wissal, ho 21 anni, sono una ragazza italo-marocchina. Abito da Barriera da quasi 8 anni, perché all'inizio abitavo in zona San Donato, poi per vari motivi ci siamo trasferiti in Barriera di Milano, dove ho iniziato da zero perché non conoscevo nessuno, non conoscevo la zona. Nel periodo estivo andavo al parco e là c'era l'educativa di strada, dove ho fatto conoscenza perché loro propongono attività di gioco per i bimbi e ragazzi a cui io partecipavo. E ho partecipato a queste attività, poi mi hanno proposto di partecipare alle attività estive, che erano gite, uscite in vari posti, nei luoghi di Torino. E ho partecipato per 4 anni nel periodo estivo, e poi quando sono poi cresciuta, ho preso il diploma, mi hanno proposto un tirocinio lavorativo. Sogni vanno ascoltati e questa è la partenza da cui direi che noi ci siamo messi dal lato giusto.